Ah, sei lì? Sei lì? Me ne immaginavo, va? Me ne immaginavo. Oggi è l'11 di giugno. È nuvoloso, c'è le nuvole naturali, guarda quante belle, finalmente, finalmente, guarda un po'. Guarda che roba. È bellissime. Quelle naturali è uno spettacolo. Vedi, sembra batuffoli di cotone. Di ovatta, batuffoli di ovatta. E fra un po' aprirò questo pacchetto che mi è arrivato da Amazon. Guarda, guarda l'indirizzo. Vedi? Aprirò questo pacchetto. Anzi, apriremo perché c'è mio figlio accanto a me, a fianco a me. Così lo vedremo insieme questo pacchetto. Nel frattempo dobbiamo fare alcuni doveri familiari. Apro un attimo, se no svenimo qui dentro che è troppo caldo. Svenimo. Svenimo dal caldo, fammo la sauna. Vedi, è tutto nuvoloso, Ma non fa niente. tutte queste nuvole, non fa niente, però comunque vada, potrebbe fare oggi pomeriggio come ieri. Ieri ha fatto 5 minuti di pioggia nel pomeriggio. E ha fatto qualcosa. Anzi, anzi, dai. Ogni giorno s'imbroglia. È 3 giorni che s'imbroglia. E un po' piove. Adesso compriamo il pan. E poi andiamo da Massimo, l'ottica Massimo. Ottica Rizza. L'ottica di Massimo si chiama Ottica Massimo. Ah, ottica Massimo e basta. Perché Ottica Rizza è un'altra. prima Massimo stava da Rizza, era la stessa gestione, invece dopo si è diviso, è andato per i cavoli sui, adesso si chiama ottica Massimo. Allora, qui cala giù solo babbo, oppure cali giù solo te. Uscito con la Gesù. Vai a prendere il pane tu? Babbo, ti dai i soldini? Che glielo voglio a quello? A quella, è una Che signora. glielo voglio? Chiedi che mi dà uno sfilatino. Vabbè, Va bene, dai. Aspetta, ma adesso ho paura. eh. No, no, La mia mascherina non c'è. eccola qua. Questa è tua. Dai, fammi vedere a babbo che sei tanto bravo. Sei tanto bravo. Vabbè. Prendi il portafoglio. C'è 20 euro e c'è qualche spiccio qua. Che gli dico? Ne dà Mi uno dai uno sfilatino? sfilatino. Mi dà uno sfilatino. Babbo, rimani qui, eh. Sì. Lo stello di babbo. ormai è diventato grande. Fa tutto da solo. Fa tutto da solo adesso. E niente, io oggi, in questa giornata, forse chiamerò a mio cugino Luca, perché forse andremo a fare un'escursione da qualche parte. Però non so sicuro. Il gasolio è quasi finito, quindi bisogna andarlo a fare a Castelplanio. Perché qua non me lo posso permettere, perché io gli ultimi miei soldi è quelli che c'ho nel portafoglio. È stato bravo, vedi? Sì, dai. Bravissimo, vedi? Sei stato bravo. Guarda Ti ho detto un uno sfilatino, ma l'ho dimenticato. po'. Questo è il costantino. Bravissimo. A posto. Quanto hai speso? 98. Però gli ho dato 1 euro, quindi mi ha dato il resto. Fatto bene. A posto, adesso andiamo a vedere questi occhiali. Speriamo che non vuole niente per sistemarli. Dopo ci sarà l'apertura del pacco. Chissà cosa mi hanno spedito e chi saranno stati a spedirmi il pacco. Chi saranno stati a spedirmi il pacco? Qui non lo specifica. Non lo specifica. Senti quella moto con te rumorosa.
tutto rumore, tutto motore, tutto rumore. Qui non c'è scritto niente. Matteo Montesi, via Guglielmo Ober da 20 e basta, c'è solo l'indirizzo mio. Ecco, andiamo da Massimo a vedere questi occhiali. Ma senti che rumoraccio che fa quella moto. Chiudiamo un po' i finestrini. Oh, bella, va. Tuzia. Dopo ci metteremo nel posto solito e per aprire il pacco. Il posto solito sarebbe dietro le mura, sotto il l'ex convento dei Benedettini, anche detto scuola media Paolo Soprani, dove sono andato io a fare le medie, che dal quarto piano facevo gli aerei finti, quelli però che volene davvero, de carta, con la carta degli album da disegno. Gli F4. Gli F4. No, quelli più grossi. Ah, davvero? Quelli più grandi, sì. Mi portavo su quelli più grandi. E come si chiama? F12. È sempre quelli Fabriano. Sì, sì. Quelli, quando mi veniva male un disegno, ci facevo l'aereo plano, aprivo la finestra e li tiravo di sotto. Una volta uno, lo sai che è andato a finire? Uno è andato a finire la Valle Scura. Davvero? Sì, giù la strada della Valle Scura. E una mise quanto ha volato. E io li facevo che volavano infatti pesa. Gli aerei che faccio io, de carta, volene bene. Però queste cose si facevano una volta, adesso non si fanno più. Mai passati i tempi, passati gli anni 80. Riaprimo un'altra volta i finestrini, sennò facciamo la sauna qui dentro. Qui dentro farà 30 gradi, invece di fuori fa 22 gradi. Ieri 28, oggi 22. Ringraziamo al creatore onnipotente ed eterno che ci ha donato un'altra giornata per creare il bene e l'amore. Ti adoro, mio Dio, ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà. Per la maggior gloria tua, preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Ecco, se vuoi, aspetta, dato che tanto sei qui, aspetta che apro questo pacchetto. E noi arrivavo ottica Massimo. Siamo arrivati all'ottica. Sì. Tu la metto questa macchina. Tu la parcheggio. Che qui qua sopra c'è i carabinieri. Dove qua sopra? Che significa? Là sopra, dietro di noi, c'è i carabinieri. C'è la caserma, vedi? È vero. Se no non la parcheggiamo bene qui, abbiamo pure una multa. Dove la parcheggiamo? Di fronte a questa. Sì. A posto. E come dice il cugino Luca, a subito. Ecco, togliamo la mascherina. Oh. E anche oggi tutte le nostre mobilità sono motivate da Dio. Qui è importantissimo tutti i giorni a pensare che tutto quello che noi facciamo durante la giornata, tutto quello che noi possiamo fare di bene durante la giornata, è
per merito di colui che ci ha creati. Quindi anche oggi ringraziamo a Dio Onnipotente, tutti i giorni, perché adesso, se in un giorno noi non riusciamo a fare le cose che ci siamo messi in testa, oppure delle cose buone, non riusciamo a farle, ma un altro giorno capita che riusciamo a farle, quando le riusciamo a fare siamo motivati. Se noi facciamo qualcosa che ci soddisfa, è perché creiamo del bene, del benessere. Allora non tutti i giorni, purtroppo, ci capita da fare qualcosa che ci soddisfa, ma invece in altri capita, e quando capita siamo soddisfatti. Dovremmo tutti noi iniziare a creare il bene tutti i giorni, anche minimo, anche piccolo, un piccolo bene, però tutti i giorni diventa un grande bene. Quindi creare il bene, il beneficio. Potremmo andare pure al monumento. Ci mettiamo al monumento? Sì. Andiamo al monumento a vedere se c'è un punto dove ci batte l'ombra. Qui sotto, per esempio, è bello, sotto gli alberi. Quindi volevo dire che tutti i giorni, ovviamente, non ci capita da essere soddisfatti, perché non sempre capita la soddisfazione, però facendo del bene potremmo avere la soddisfazione tutti i giorni. Perché non capita essere soddisfatti? Perché non, deve essere che non famo del bene a sufficienza. E niente, qui non c'è tanta ombra, è più dietro le mura. Dietro le mura c'è tanta ombra. Andiamo dietro le mura. È meglio, ti piace di più? Non volevi andare al monumento? No. Non c'è un posto all'ombra qua. Infatti, tutto sole. Anche se nuvoloso, tutto sole. Gli alberi qui, che alberi sono? Questi è pini, i pini guzzi, li chiamiamo tutti i pini guzzi. Questi sono stati impiantati 100 anni fa, adesso sono passati 120 anni e gli alberi di questo genere lì durano 100 anni durano, e però sono 120 anni che ancora ci stanno, quindi stanno per morire. 11.000 alberi stanno per morire, alcuni già morti. Come ha detto tuo zio Luca, sarebbe da rimpiantarli tanti nuovi, che durano un altri 100 anni. Comunque vedi, nei discorsi io dopo mi perdo, ma però è importante. Fa un po' un dosso nuovo, tanto siccome ce n'è pochi dei dossi qui in castello, allora ce l'hanno messo uno nuovo. Allora, adesso vado a aprire il pacchetto, vediamo un po' cosa c'è, però ci dovrebbe essere un indumento, mi sembra che c'è un indumento. Questo chissà cosa c'ha, c'ha un filo. Ci avrà una radio, un USB. Vedi, io con questo posto qui ho trovato proprio il luogo migliore. Vedi, sempre questo, eh? Sempre questo.
babbo ogni giorno. Quasi... il parcheggio o questo o quell'altro. O questo o quello lì, a posto di sta Kia. È meglio di tutti, no? E come me ne vado a smattimme in un altri luoghi? Vedi, questo è quello di ieri che mi sono posizionato qui, che tu eri dopo da zia. E io mi sono posizionato qui a guardare quell'arco lì, a pensare che dentro questi archi c'era un posto dove ci mettevano i cavalli. C'era la cavalleria. Nonna, rispondi un po'. Guarda. Nonna. Allora, vediamo su pacco cosa c'è. Io comunque ringrazio a chi è che me l'ha mandata sta roba. Cos'è? Puma. Due magliette della Puma. Due magliette. No. Pantalò. Levalo un po' sul cellulare che mi ha stufato. Un pantalò. Un pantalò e una maglietta, però una L. Una L è piccola. Chissà chi sarà stato a darmi questo pantalò. Oppure sarà un pigiama. Sarà un pigiama questo. Questo è pantaloni. Mi pare un pigiama la maglietta. Questo è pantaloni. Gildan. Questo è un pantalò, sì. Però pare un pigiama. Ma un po' vedi? Un pantalone corto. Ah! Un pantalone corto. Della Puma. Che taglia è questa? È una L. Una L, questa però calza, mi pare che dovrebbe starmi bene. Questo mi pare che ti sono. E la maglietta fa un po' da babbo. La maglietta? Una maglietta. Una maglietta semplice. Una maglietta. Una L. E na miseria, che mostro. De camio. Fammela misurare, va. Me la misuro sopra questa. Fa sempre comodo. Magliette, tute, contro tute. Questa pure per andare al mare è buona. Sì, sì. Si pantalò e prende al mare, buono. Si pantalò. Questo sembra un costume. Sembra un costume. Io con le mie dell'Adidas, qua fanno, ti ricordi che li uso come costume. Sì. Sì, sì. No, non capisco la motivazione che chi è che sta a spedirmi questa maglietta con questi pantaloni. Non capisco il... Chi è che è stati? Chi saranno stati che mi hanno spedito questi pantaloni e questa maglietta? A me mi fa sempre comodo, un pantalone a maglietta fa sempre comodo. Io non sono abituato a usare i pantaloni neri del suo genere qui, di questo tessuto qui, però li uso. Sono contento, grazie tante per chi è che è stati e mi fa molto piacere. Quel gesto del cellulare è perché è insopportabile. Quando arrivo ai messaggi con la vibrazione nel cruscotto mi fa piacere i nervi. A me mi fa piacere i nervi il cellulare quando devo fare un'altra cosa molto più importante da stare al cellulare tutto un continuo a messaggiare. E non va bene. Senti quanti me ne arriva dei messaggi. Chi è che mi messaggia così? Senti che me ne ria un macello dei messaggi. Ah, un'altra volta sta a chiamare. Oh, comunque questa maglietta, questo tessuto è molto bello, mi piace, perché è cotone, respira la pelle, mi piace un bel po'. Dopo io volendo ci posso fare anche stampallo con questa maglietta, perché è senza disegni. Ci fa stampallo con mio, è possibile. È bella, bella. Mi piace. Grazie per chi è che mi ha spedito queste... questi indumenti.
Grazie mille. Allora, adesso mi munisco di corona del rosario e meditiamo i misteri della luce. Oggi è giovedì, i misteri della luce. È importantissimo, il Santo Rosario è importantissimo e non ci rendiamo conto noi quanto è importante. Sembra che tutti i giorni devo fare la messa, ma non è una messa. La messa, la Santa Messa è un altro par de manichi, è un'altra cosa, molto più importante. Però il Santo Rosario è un qualcosa che noi non potevamo far meno. Siamo giunti in un'era di disperazione, di morte e di strazio che c'è bisogno del Santo Rosario. Dobbiamo ritornare ai vecchi tempi, quando le famiglie unite nelle case di campagna recitavano rosario. Allora erano unite veramente. Invece adesso non c'è più niente di unione, tutta divisione. Non ci si affida più al Padre Celeste. I misteri della luce. Gesù, vieni a salvarci. Signore, vieni presto in nostro aiuto. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù nelle acque del Giordano. E subito, uscendo dall'acqua del fiume Giordano, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. Però non era una colomba lo Spirito Santo, era come una colomba veniva giù. La colomba viene giù come un elicottero, era uguale, veniva giù come una colomba lo Spirito Santo. Quindi invochiamo lo Spirito Santo su di noi affinché rimanga su di noi e ci liberi da ogni male occulto, da ogni stregoneria, da ogni messa nera, da ogni rito occulto, che siamo tutti sottoposti e soggiogati da queste cose occulte. Ecco, vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre di poveri, vieni datori di doni, vieni luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Manda il tuo spirito, saranno nuova creazione e rinnoverai la faccia della terra. Ecco, adesso iniziamo dicendo il credo apostolico che dà tanto fastidio a chi? Dà tanto fastidio al demonio e ai suoi angeli demoniaci occulti. Io credo in Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Ecco, iniziamo la mitragliatrice, una mitragliata contro l'inferno, come Rambo. Rambo mitragliavano con il mitragliatore e noi mitragliamo col Santo Rosario. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Oggi andiamo un po' più veloci, perché dobbiamo fare ancora spesa. Ancora ci aspetta
dei doveri familiari. Non fa niente, mitraiamo veloce o piano, l'importante è che mitraiamo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ricordiamoci di una cosa, che questo momento che stiamo passando con il Santo Rosario non è tempo sprecato, non è tempo buttato via, è tempo guadagnato, è tutto guadagnato, è tutto investito per la nostra salvezza. Una volta che sappiamo questo, non è tempo sprecato, quindi stiamo qui e non ci annoiamo e lo investiamo per andare in paradiso. Non siamo santi, nessuno, né io né te che mi stai a guardare siamo santi. Però se noi investiamo il tempo della nostra vita recitando un rosario al giorno almeno, siamo oltre che protetti, ci predestiniamo al paradiso. Nel secondo mistero, vuoi leggere tu? Nel secondo mistero? Sì. Fammi sentire, babbo, quelle scritte in piccolo. Quello in nero? Quello nero e poi quello in piccolo, fino a qua. Fino a Gesù? Sì, forte. Ok. Fa sentire. All'inizio doveva. Mitraiamo. Manifestazione della gloria di Gesù. Manifestazione della gloria di Gesù alle nozze di Cana, in risposta alla preghiera di Maria. Sua madre disse ai servitori: qualsiasi cosa vi dica fatela. Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Ecco, egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Quindi cosa ha fatto Gesù? Ha trasformato l'acqua in vino alle nozze di Cana, e non era ancora il momento da fare i miracoli. Gesù gli ha detto: donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. Che vuoi da me? Gli ha detto Gesù, no? Capito? E però la madre ha detto ai servitori: qualsiasi cosa vi dica, fatela. Quindi la madre è stata convinta che Gesù era convinta che Gesù l'ascoltava. Quindi noi chiediamo qualsiasi nostra richiesta per intercessione di Mamma Maria, così ce la concede nel nome di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Allora, quando si recita il rosario, ogni Ave Maria è un proiettile contro il demonio. Ricordamocelo. Ogni Ave Maria, quindi 50 proiettili contro il demonio. Adesso la prossima decina è la terza decina dei misteri della luce. La terza. L'annuncio del regno di Dio. Il tempio è compiuto e il regno. Il tempio è compiuto. Il tempo. Ah, il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Ecco. Quindi consacriamoci a Gesù, confidiamo in Lui e affidiamoci a Lui, al suo amore, creando amore. Mitragliamo, dai, come Rambo, come ha fatto Rambo, ricordiamoci a Rambo. John Rambo ha mitragliato e ha sconfitto a tutti, ha ammazzato a tutti. E noi più mitragliamo e più allontaniamo il demonio da noi, che ci distrugge, ci vuole disperati. Ma noi non ci lasciamo fa disperare. Noi distruggiamolo, annientamolo, prima che ci annienta lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, al Dio Trinitario unico, sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, adesso siamo giunti al quarto mistero della luce. Contempliamo il quarto mistero. Giusto, Babbo Cristo? Sì. La trasfigurazione di Gesù sul Tabor. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Basta, finito qui? Sì, guarda, finito qui. Sì. Ecco, io volevo dire questo. Solo un piccolo pensiero. Gesù, mentre pregava, la sua veste divenne candida e sfolgorante. E la sua faccia cambiò. Quindi noi, quando recitiamo rosario, noi stiamo investendo il tempo per la nostra salvezza. Quindi se noi riuscissimo a capire quant'è importante il Santo Rosario, a quest'ora lo facemmo più lentamente possibile. Però c'è un fatto, che se uno c'ha un impegno, lo deve dire veloce. Ma l'importante è che lo recita. Magari lo recitassero tutti veloce. Magari tutti quanti gli individui umani. A quest'ora il mondo era un paradiso. Non che siamo santi perché recitiamo rosario, ma perché ci proteggiamo contro il demonio, ci liberiamo contro il demonio. Adesso liberiamoci mitragliando un altri 20 proiettili. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre. Mi stavo stirando e si è vista metà faccia. Qui mi si è vista metà. Mi stavo stirando. Perché?
No, mi stavo stirando, ho fatto così. Ah, te sei vista? Metà. Come si fa adesso? Un'altra volta? Mamma mia. Un'altra volta, oh, mi stanno a chiamare. E na miseria. Chi era? Adesso non posso rispondere. Cosa vuoi fare? Allora, qui c'è da dire una cosa importantissima, che il Santo Rosario è una predestinazione al paradiso. Noi investiamo il tempo per recitare il Santo Rosario e non è una rottura, non è una scocciatura. Per chi è che pensa questo è perché non ha sperimentato e non sa la grandezza di questo mistero, di questa arma potente contro il demonio. Non lo sa. Se noi tutti sapessimo quant'è importante il Santo Rosario, che ci protegge per tutta la giornata dal demonio, ci protegge, tutti noi lo reciteremmo col cuore e lentamente. E poi non vedremmo l'ora da recitarlo, tutti i giorni, tutti i santi giorni. Però purtroppo non lo sappiamo. E questo ci fa sprecare il tempo nelle cose inutili. Invece da recitare rosario, noi lo consumiamo nelle cose futili, che non ci serve per la salvezza, la salvaguardia nostra. Non ci serve tutte le altre cose inutili. Ma ci serve il Santo Rosario giornaliero. Mitragliare all'inferno. Mitragliare al demonio. Perché il demonio ha fatto la ragnatela. Noi siamo finiti nella ragnatela come una farfalla. Oppure come una zanzara quando il ragno fa la ragnatela. Come una zanzara, però noi non siamo zanzare, siamo farfalle. Perché siamo portati a volare nel cielo. A volare con l'anima, quindi siamo farfalle. Una volta che siamo nella ragnatela, non ci slegamo più dalla ragnatela. Per slegarci ci vuole i sacramenti e il Santo Rosario. Se noi recitiamo il Santo Rosario, ci slegamo dalla ragnatela, strappiamo la ragnatela, riusciamo a strappare la ragnatela. Ma se non lo recitiamo il Santo Rosario, rimaniamo dentro la ragnatela, prima o poi viene la tarantola e ci mangia. Ecco la fine nostra. Siamo mangiati prima o poi dal demonio, che è la tarantola nera, il ragno nero. Infatti c'è alcune sette sataniche che si chiamano ragno nero, la setta del ragno nero. Perché? Perché prima o poi il ragno nero, che ha preso insetti o le farfalle nella sua tela, prima o poi dalla ragnatela che ha preso gli insetti li va a mangiare, se li magna. E noi prima o poi ci magna se non siamo protetti. Tutti i giorni allora la recitazione, un'altra decina dei misteri, il mistero, il quinto mistero della luce. Sentiamo un po'. L'istruzione dell'Eucaristia. L'istituzione. L'istituzione dell'Eucaristia. Il corpo di Gesù, l'Eucaristia. Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e mentre lo dava ai discepoli disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro dicendo: bevete tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti per il perdono dei peccati. Fate questo in memoria di me. Allora Gesù si è sacrificato per noi, ci ha donato il suo corpo, il suo sangue per noi, e noi cosa famo? Gli rendiamo grazie per il bene, per il bene che ci ha donato? No, mi sa di no, non gli rendiamo grazie. Allora iniziamo la pratica del Santo Rosario. E il Santo Rosario ce l'ha donato Gesù e Maria nelle apparizioni, non ce l'ha donato un sacerdote o una monica, una suora, un frate. Ma questo lo chiudo? No, c'è le litanie, trovele, va avanti.
Mitragliamo allora gli ultimi 10 proiettili. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Una zanzara è ammazzato. Una zanzara tigre è ammazzato. Ora un po'. Il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Babbo, ho lasciato la piccola chiazzetta di sangue. Chissà quanto sangue si è succhiato di chissà chi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi per il mondo intero. Diciamo il Salve Regina. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Babbo, quando monti il video, ce la fai a togliere quella... cioè, ce la fai a censurare la parte mia della faccia? Non lo sa, babbo. Due mi è staccata la registrazione, non l'abbiamo staccata. Ma quanto te si vede, tanto? No, qui. Non lo so, vedremo dopo, dai. Non si sa a che parte sta, capito? Perché non emo staccato. Me sono scordato a staccare perché ero concentrato sul pensiero. Dopo vedo, dai, vediamo. Vediamo dopo. Allora, un Padre nostro, un'Ave Maria, il Gloria al Padre, per le intenzioni della Madonnina e per... le nostre richieste, richiediamo a Gesù per intercessione di Mamma Maria tutto quello che noi ci abbiamo bisogno e soprattutto da liberarci dai mali fisici e spirituali e psicologici. Di tutti i mali. Soprattutto quello spirituale, il male spirituale, occulto. Liberaci Gesù per intercessione di Mamma Maria, di San Michele Arcangelo, di San Giuseppe. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, di le litanie che Babbo ti risponde, poi abbiamo fatto le litanie. Forte, veloce e chiaro. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Cristo ascoltaci. Cristo ascoltaci. Cristo esaudiscici. Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio. Abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio. Abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio. Abbi pietà di noi. Santa Trinità unico Dio. Abbi pietà di noi. Santa Maria. Prega per noi. Santa Madre di Dio. Prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Santa Sposa del Giusto Giuseppe, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Madre Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata a Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Degli afflitti. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina dei profeti, allora scusate. Regina degli Apostoli, prega per noi. Regina dei Martiri, prega per noi. Regina dei Confessori della Fede, prega per noi. Regina delle Vergini, prega per noi. Regina di tutti i vasi, i Santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, esaudiscici, Signore. Abbi pietà di noi. Abbi pietà di noi. Prega, prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. No. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo lì. Degni delle promesse di Cristo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna. Con la sua vita, morte e risurrezione. Con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri. Concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ecco, adesso terminiamo qui, chiudi il libretto e apri questo qui. Vediamo quello che ci esce, va? Vediamo il messaggio della Madonna che ci dà oggi, perché niente capita per caso. Cosa c'è scritto? Fammi vedere. Le due schiere, questo forse è lungo. No, è corto. Da qui, ove sono apparsa come la donna vestita di sole, vi chiamo tutti a raccogliervi attorno alla vostra celeste condottiera. Questi sono i tempi della grande battaglia fra me e la schiera potente agli ordini del dragone rosso e della bestia nera. Questo è Satana, no?
L'ateismo marxista e la massoneria guidano questo esercito radunato per condurre tutta l'umanità alla negazione ed alla ribellione a Dio. A capo di essa vi è lo stesso Lucifero che ripete oggi la sua sfida di mettersi contro Dio per farsi adorare lui stesso come Dio. Con lui combattono tutti i demoni che in questi tempi dall'inferno si sono riversati sulla terra per condurre alla perdizione il maggior numero possibile di anime. Con essi sono uniti tutti gli spiriti dei dannati e coloro che in questa vita camminano nel rifiuto di Dio, che lo offendono e lo bestemmiano. Senti? Stanno insieme coloro che lo bestemmiano e lo offendono e percorrono la strada dell'egoismo e dell'odio, del male e della impurità. Essi fanno loro unico scopo la ricerca dei piaceri, soddisfano tutte le passioni, combattono per il trionfo dell'odio, del male e della impietà. La schiera La schiera che io stessa conduco è formata da tutti gli angeli e i santi del paradiso, guidati da San Michele Arcangelo, che è capo di tutta la milizia celeste. Questa è una grande battaglia che si combatte soprattutto a livello di spiriti. Su questa terra la mia schiera è formata da tutti quelli che vivono amando e glorificando Dio, secondo la grazia ricevuta nel santo battesimo, e che camminano sulla strada sicura della perfetta osservanza dei comandamenti del Signore. Sono umili, docili, piccoli, caritatevoli, sfuggono alle insidie del demonio, alle facili ed alle facili seduzioni del piacere, percorrono la strada dell'amore, della purezza e della santità. Questa mia schiera è formata da tutti i miei piccoli bambini, che in ogni parte del mondo oggi mi rispondono di sì e mi seguono sulla via che io in questi anni vi ho tracciato. È con la mia schiera che in questi tempi io porto avanti la mia vittoria. È con la mia schiera che io costruisco ogni giorno il trionfo del mio cuore immacolato. È con la mia schiera che preparo la via su cui verrà a voi il regno glorioso di Gesù e sarà il regno di amore e di grazia, di santità, di giustizia e di pace. Da questo luogo ove sono apparsa, oggi vi ripeto il mio materno appello. Radunatevi tutti al più presto in questa mia schiera. L'ora della grande battaglia è ormai giunta. Combattete con l'arma del Santo Rosario e camminate sulla via dell'amore a Gesù, del disprezzo del mondo e di voi stessi, della umanità, della carità, della semplicità, della purezza. Allora sarete pronti a sopportare le grandi prove che presto incominceranno per la Chiesa e per l'umanità. Da questo luogo benedetto col mio Papa, con i miei prediletti e figli a me consacrati, tutti vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E questo l'ha dato nell'85, 40 anni fa. E questo messaggio è odierno ad adesso, perché niente capita per caso. Quindi teniamo la pagina, teniamo il segnalino, le due schiere. Questo è un messaggio angelico della Madonnina, molto importante. La benedizione di Gesù scenda su di noi per intercessione di San Michele Arcangelo, di Mamma Maria, di San Giuseppe, padre putativo di Gesù, vero sposo di Maria. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, un bacio a Gesù. Gesù sì nella mia mente, Gesù sì nelle mie labbra, Gesù sì nel mio cuore. Amen. Ecco, e da questa recitazione del Santo Rosario, adesso andremo a far spesa per la famiglia e quindi questo rosario noi ci riempie di gioia, di pace e di protezione e ci ha sprigionato dalla ragnatela occulta. Tu pensa, un rosario ci protegge, due rosari ci protegge molto di più, tre rosari ci liberano proprio completamente dal male. Tre rosari al giorno, pensa che bello, quanto sarebbe bello a recitarli tutti e tre, però accontentiamoci di uno, magari tutti quanti un rosario al giorno. Magari. Adesso terminiamo qui questa registrazione. Mi piaceva fare una passeggiata al sentiero di Zio Rigo, però non è più, non c'è più tempo perché dobbiamo andare a fare spesa.
Mi piaceva vedere il sentiero di zio Rico. A te, amore de babbo, ti piaceva vedere il sentiero? Sì, però quella volta che ci ho sbattuto la testa non mi ha gustato tanto. Eh certo, eri sopra le spalle de babbo, hai sbattuto la testa in un ramo. E lì ti ha fatto malissimo, però... è perché dall'ultima volta che hai sbattuto la testa non ci sei andato più? No. Ah. Ma te tanto cammineresti da solo, non sbatti la testa. Ormai sei grande. Vero? No. Come no? Sì, sì, sono grande. Ecco, siamo arrivati, quindi è giunta qui la fine di questa registrazione. Parcheggiamo qua la macchina. Andiamo a comprare la cena per stasera. A posto. The end. Fine! Ah!